Buonasera a tutti, allora benvenuti a questo terzo convegno organizzato dalla Regione Veneto nell'ambito della fiera Cacciatore Natura. E in questo terzo convegno parleremo del lupo e in particolare il nostro relatore, che è il dottor Lucio Berzi dell'Università di Sassari, e ci illustrerà per la prima volta al pubblico i risultati del progetto di gestione proattiva del lupo mediante telemetria satellitare, che nasce da una collaborazione tra la Regione Veneto e l'Università di Sassari, che è iniziata nel 2018 e che sta finendo, diciamo, nei suoi primi 4 anni di attuazione, e vedremo quindi stasera i risultati. Lascio la parola a Lucio Berzi. Bene, allora, partire. Vuol dire come c'è il cambio? Sì. Ecco, bene, allora intanto grazie dell'invito e piacere, finalmente si inizia a vedere qualcuno in faccia, perché dopo 2 anni di convegni e incontri davanti a uno schermo senza sapere nemmeno se funziona il sistema, se si parla a vuoto, finalmente si vede qualcuno e ci si confronta direttamente. Quindi allora, l'obiettivo è quello di inquadrare un po' questo particolare progetto che abbiamo portato avanti grazie alla Regione Veneto e capire un po' anche, diciamo, quali sono le prospettive, appunto, perché il progetto, ecco, abbiamo le aspettative che vada avanti. Allora, il progetto nasce dal, non sto a fare la ricostruzione di quella è stata la dinamica di ritorno del lupo sull'arco alpino orientale. Sapete che da una decina di anni a questa parte una coppia di lupi è tornata, c'è stato un primo caso di riproduzione, poi altri sono arrivati, altre uccellate sono nate, e un po' alla volta quindi tutto il territorio delle prealpi, delle Alpi, ma anche dell'ambito collinare, perché sapete che i lupi ormai sono arrivati anche su colli iberici, su colli oreani, quindi ben più a sud rispetto all'arco alpino, quindi hanno ricolonizzato tutto buona parte del territorio veneto. E questo chiaramente da una parte è visto come qualcosa di positivo, perché comunque il lupo è un elemento importante nel nostro ecosistema, però chiaramente ha comportato un impatto molto forte sul comparto zootecnico, considerate appunto queste sono le prealpi, questa è la Ressina, questa è Asiago, questa è la zona dell'Alpago, quindi zone caratterizzate dalla presenza di distretti zootecnici rilevanti. Soltanto su Asiago appunto ci sono circa 4.000 vacche che ogni anno vengono portate su, più 3.000 tra vacche e vitelli, più 6.000 pecore, cioè, quindi un comparto importante da salvaguardare. Quindi si è creata una spaccatura, tra il mondo, che vedeva nel lupo un elemento positivo di ritorno e chi invece ne ha subito le conseguenze. L'impatto del lupo è stato importante anche da un punto di vista economico, appunto perché il territorio è impreparato al ritorno di un grande predatore, perché abbiamo perso completamente tutte quelle che erano le tecniche, le modalità di gestione degli animali in presenza di un predatore. Animali poi particolarmente capaci di predare anche animali domestici di grande dimensione. Io vengo dalla Toscana, sapete benissimo dall'accento, dove il problema del lupo è legato tutto al comparto di caprino, qui invece il problema forse più rilevante è legato invece al comparto bovino, quindi anche con importi unitari di spesa più importanti. La Regione Veneto quindi in questi anni di ricomparsa del lupo ha fatto tutta una serie di azioni, quindi ha utilizzato fondi europei, il Life Wolf Alps, il Life Dinardea, per acquisto di sistemi di prevenzione, di formazione del personale, azioni specifiche sui cani bianchi, sui cani della guardiania, utilizzo del fondo del programma di sviluppo rurale per anche qui trovare i fondi per intervenire in termini di prevenzione. Azione molto positiva la formazione di tecnici capaci, veramente validi, di supporto alle aziende per dare consigli e per aiutarli nella presentazione dei bandi. Bandi con fondi direttamente regionali gestiti da VEPA, quindi veramente un programma articolato di interventi che chiaramente è una prima risposta, però insomma il problema effettivamente sussiste, ha creato delle tensioni legate a progetti, legate al, diciamo, a,
anche un po' un ambiente, lo possiamo dire, insomma, legato a quella conservazione del lupo, eccetera. Quindi la spaccatura è importante, non ha riguardato soltanto le categorie coinvolte, cioè il mondo venatorio e il mondo allevatoriale, ma anche diciamo il mondo civile, perché comunque, insomma, la presenza di un predatore in montagna comporta anche tutta una serie di adattamenti, no? Per esempio il cane, non possiamo più gestirlo come una volta, ma bisogna fare più attenzione perché in caso di predazione ci sono stati, o comunque, diciamo, anche quella può essere un po' la paura, diciamo, legata al ritorno di un animale di questo genere. Quindi, come tecnici, lavoriamo sul lupo da 30 anni, insomma, ci siamo un po' posti la domanda, cioè, ma cosa, come possiamo contribuire, diciamo, a cercare di andare nella direzione di mitigare questo problema? E diciamo, un po' un'intuizione che è venuta è quella di utilizzare la telemetria, quindi la dotazione di dati collare a un lupo, a più lupi, per avere delle informazioni che non siano soltanto di carattere biologico, come viene fatto comunemente, ai fini della ricerca scientifica, ma anche ai fini gestionali, cioè avere dei dati spendibili per migliorare l'intervento in termini di prevenzione e cercare in qualche modo di capire qual è il reale impatto di questo animale sul territorio. Quindi al centro, diciamo, dell'azione del radicollare, quindi visto dalla parte di chi vede il lupo, nel senso da parte del pastore o comunque di chi vive in montagna, e quindi in qualche modo ne subisce le conseguenze. Quindi l'area di studio sono fondamentalmente le prealpi. Le finalità, quindi analizzare il comportamento e l'uso del territorio dei lupi nel contesto alpino, perché al momento studi delle telemetrie sulle Alpi non ci sono, quindi questo rappresenta l'unico caso concreto, diciamo, dimensionato di studio telemetrico. E verificare le relazioni tra lupi, attività zootecnica o prevenzione, cioè capire ad esempio se i lupi evitano di andare nelle aziende che fanno prevenzione o ci vanno, ci provano, ma non riescano in qualche modo a sfondare perché l'opera funziona. Quindi sono cose importanti per poter poi fare una programmazione degli interventi. Attivare un sistema innovativo di comunicazione con le categorie coinvolte, cioè noi attraverso il radiocollare siamo in grado praticamente in tempo reale quasi di dare delle informazioni ai soggetti in qualche modo che sono sul territorio. Quindi potremmo eventualmente anche fare un sistema di comunicazione istantaneo, come viene fatto per esempio in Svizzera, ma non attraverso la telemetria, per informare in tempo reale che ci sono lupi in una certa zona e quindi che si deve alzare il livello di guardia. E infine, ma non per ultimo, sperimentare dei dispositivi tecnologici di allerta. Questi sono dei dispositivi che abbiamo messo a punto specificamente per questo progetto e mai utilizzati in Europa, e quindi costituiscono un'assoluta novità. Al centro di tutto questo progetto c'è il lupo e c'è il radicollare montato sul lupo, e questa è l'operazione difficile, perché l'attività di un lupo è un'operazione molto complessa. Richiede un grosso sforzo e grandi capacità. Gli strumenti che vengono utilizzati per l'altura sono questi molloni, diciamo, dotati di un laccio di acciaio, che vengono posizionati in terra, in punti di passaggio. Fondamentalmente si utilizzano i punti di passaggio naturali dei lupi, nel nostro gruppo di lavoro, da persone, ecco, se le vedete in bosco, vestiti con questa tuta e con la mascherina, sappiate che non sono a fare qualcosa di strano, ma probabilmente stanno mettendo i lacci di cattura. Le attenzioni sono massime, perché questi sono animali capaci di individuare l'odore di un laccio di notte mentre vogliono a 30 metri di distanza, quindi bisogna avere tutte delle accortezze per limitare la contaminazione al futuro. Per informazione, appunto, noi per evitare quelli che possano essere anche, diciamo, i problemi, le paure, diciamo, delle persone che inciampano sul laccio, mettiamo dei cartelli, quindi se vedete in montagna cartelli tipo questo, sappiate che ci sono questi lacci. Nei punti di passaggio mettiamo, quando sappiamo appunto che ci può essere, presenza di escursionisti, ciclisti, eccetera, cacciatori, eccetera, anche un pettucciato in questo modo per evitare appunto proprio il passaggio sul punto del laccio. Però per farvi capire, se mi avete filmato, in realtà questi non sono lacci pericolosi, ecco, insomma, cioè, questi sono utilizzati ormai in tutto il mondo. Vedete un canino che è passato, il laccio è saltato alla pressione del piede sul laccio, sulla molla, il cane è andato via senza nemmeno accorgersene. A volte rimangono anche agganciati al laccio, ma non succede niente perché c'è un sistema di molle e soprattutto c'è un sistema che manda un SMS al nostro gruppo di lavoro. Noi abbiamo all'interno del gruppo, c'è una veterinaria, quindi interveniamo nel giro di pochi minuti, per cui ci assicuriamo che non sia successo niente, ma non è mai successo niente, e eventualmente liberiamo il cane se dovesse essere rimasto pigliato nel laccio. Però sono assolutamente inoffensivi. Non funziona questa cosa. Posso andare in questo? Ecco, come dicevo, legato al laccio c'è questo sistema di trasmissione, si sgancia un contatto, a noi arriva l'allarme SMS che qualcosa è finito nel laccio e quindi interveniamo.
Faccio vedere, infatti lo sfumato. Ecco, benissimo, perché è facile. Ecco, vedete, allora, ve lo ripasso indietro, se mi riesce, eccolo qui. Questo è un lupo, qui siamo sul graffa, e sta tornando, diciamo, nella sua, nell'area di rendezvous, con qualcosa in bocca, questo è un capretto. E si sta muovendo, a un certo punto, inciampa sul laccio, ci rimane impigliato, e si attiva questa, diciamo, rimane attaccata a questa catena. Qui ci sono tutta una serie di molle per evitare che l'animale si faccia male. Noi abbiamo maturato ormai tra la Toscana e il Veneto, 16 o 17, nessuno si è mai fatto male. Quindi è un sistema garantito e funziona. Successivamente, quindi, questo filmato erano le 22 e qualcosa, non si vede l'orario, proviamo a vederlo un attimino, se riesce a levare la scritta, e se no non importa. Sono curioso di vedere quanto tempo è trascorso. 10:28 di sera, 10:50, quindi dopo 22 minuti, noi siamo intervenuti e l'intervento è di questo tipo. C'è bottana caricata con siringa, c'è un narcotico, quindi l'animale è qui, appunto viene avvicinato, non hanno generalmente un comportamento aggressivo. Viene lanciata la siringa e dopo circa 8-10 minuti l'animale si addormenta e quindi possiamo intervenire sull'animale. In questo periodo, quindi tra il 2019 e ora, abbiamo catturato 6 lupi, di cui 5 sono stati dotati di radiocollare. E quando vengono catturati, quindi vengono prima, diciamo, addormentati, poi viene fatto il controllo sanitario, presi di campioni, di genetica, eccetera, poi viene messo il radiocollare e poi vengono liberati. E dopo pochissimo tempo sono in perfetta efficienza, iniziano a muoversi sul territorio come se non fosse successo niente e ci regalano dei dati di posizione che si chiamano fix, quindi ogni ora durante il giorno, ogni tre ore durante il giorno, ogni ora durante la notte ci viene inviato un fix di posizione e noi sappiamo quindi dov'è l'animale. Per ora abbiamo raccolto circa 30.000 fix di posizione che ci permettono quindi di fare tutta una serie di elaborazioni di vario genere. L'elaborazione, diciamo, base è capire quanto è grande il territorio del lupo. Noi partivamo da dei dati che appunto sapevamo che sulle altre territorie era abbastanza grande, invece si è andata a vedere la lupa Ivana e il lupo Sirio, che sono gli animali probabilmente più rappresentativi per quelli che abbiamo catturato noi, hanno dei territori non tanto grandi, 124-100 km2, quindi diciamo delle dimensioni simili a quelle che hanno lupi in Appennino. Quello vuol dire che il territorio offre molto. Quindi possono esserci sul territorio tanti branchi di lupi perché i territori non sono così vasti come si pensava. Ritmi di attività, quindi come, dove, in che orari si concentrano gli spostamenti degli animali. Per esempio, qui un'analisi di come cambia il comportamento di un animale di fronte, per esempio, a una nidicata abbondante. Qui è la nidicata di dicembre dell'anno scorso, questa è la lupa cimbra. Noi pensavamo che dopo la nidicata l'animale andasse in basso, come si dice, no? O che si muovesse meno, in realtà è andata in alto e ha fatto molta più strada, perché la neve in qualche modo la facilita durante l'attività di caccia. Quindi, diciamo, tutte piccole notizie che però ci permettono di conoscere meglio l'animale. O se no, documentare eventi di dispersione. Questa, per esempio, è la lupa Lilli, che era in graffa. Scusate, no, questa qui è la lupa Cimbra, che dal graffa ha fatto un paio di puntate fino alla Lessinia, è tornata indietro, probabilmente andava a trovare i nonni, però in giornata è in grado di arrivare alle Lessinia e il giorno dopo di tornare indietro. Questa è la lupa invece Luna, l'ultima catturata, che si è stabilizzata nella zona del Piave, scendendo quindi dal graffa. Invece questo è il lupo Sirio, che è partito dal graffa, attraversato tutte le Dolomiti bellunesi, e ora è Cesare, è diciamo nella zona del Piave. Quindi ha fatto un bello spostamento, e sembra che questi animali si siano stabilizzati. Curioso notare che mentre le femmine, in tutti i casi documentati, fanno piccoli spostamenti e si insediano, diciamo, vicino al branco d'origine, perché probabilmente vanno più d'accordo con i genitori, i maschi invece fanno degli spostamenti più grossi. È un fenomeno conosciuto, siamo a filopatria, cioè le femmine stanno più vicine, i maschi invece sono corrieri della biodiversità e vanno più lontani a cercare un nuovo territorio e una nuova compagna. Poi, come dicevo, abbiamo cercato di capire qual era la relazione tra questi lupi dotati di radiocollare e le opere di prevenzione, cioè capire se le opere di prevenzione vengano rispettate, vengano testate, come si rapportano con i cani, eccetera. Questi sono tutti dati che ancora dobbiamo elaborare. Quindi abbiamo messo collari per la telemetria anche sui cani dei pastori, così come abbiamo censito in qualche modo le opere di prevenzione per capire appunto qual è il comportamento spaziale dei lupi con radiocollare e queste opere di prevenzione. Tra cui anche questi strumenti che sono dei dissuasori, cioè sono degli strumenti all'avvicinamento
del lupo, entrano in azione, fanno luce e suoni, e quindi sono in grado in qualche modo di allontanare il predatore. E qui siamo, ecco, questo è un caso poi di diciamo analisi di un cluster di ticks, cioè quando vedete questi raggruppamenti di posizionamento, noi andiamo sistematicamente a controllare cosa è successo. Questo è un caso, per esempio, riguarda il graffa, quindi questo cluster coincide, diciamo, con questi punti qui. Se poi si va a vedere, si vede appunto che sono avvicinamenti a strutture, a stalle, eccetera. In questo caso, ad esempio, si è notato appunto che la lupa andava vicino all'insediamento perché trovava da mangiare, che è una cosa frequentissima e tanto sottovalutata, nel senso, tutto quello che noi lasciamo vicino alle abitazioni che può essere consumato dal lupo, il lupo è probabile che ci vada. Quindi siano scatti di macellazione, flacente, eccetera. Questo, per esempio, è un caso di abbastanza recente, questa è la lupa cimbra, sempre su Asiago, che ha trovato il compagno, anche lei, c'è cioè un nuovo territorio molto vicino al branco di origine, che ha scoperto un vitello sotterrato da tempo, e quindi in periodo di neve va... Poi, che è successo? La diapositiva? Aiuto. Forse è colpa mia. Allora, un secondo solo per riprendere. E quindi va, diciamo, in qualche modo a scavare per ritrovare qualcosa da mangiare. Chiaramente questo è un comportamento in qualche modo da combattere, perché dargli da mangiare, comunque assicurargli una fonte trofica durante l'inverno, significa in qualche modo alterare anche i meccanismi che legano la regolazione delle specie. E qui no, sopra, quello lì, quello più scuro, benissimo, perfetto. No, partite all'inizio. Scusate. Ora, forse, no, ora. Ecco, questo dopo. Ecco, avanti. Bene, poi appunto sui cluster, cioè quindi su queste zone dove il lupo ci va frequentemente, abbiamo fatto delle indagini specifiche che sono, ecco, non mi va più, che in qualche modo vanno ad analizzare come mai il lupo va in diciamo perde del tempo in quella zona. Fondamentalmente sono o siti di riposo, cioè dove il lupo in qualche modo va a passare del tempo, o sono dei siti di predazione. Sui siti di riposo intanto abbiamo capito che la tempesta d'aria è stata un grossissimo regalo a lupi, nel senso i lupi preferiscono quegli ambienti lì, cioè gli ambienti dove in qualche modo riescano a trovare dei siti dove nascondersi, o comunque dove stare tranquilli, dove non c'è predazione da parte di persone. Quindi loro hanno trovato per Piazza Baia un territorio grandissimo dove andare a riprodursi o dove andare a nascondersi. C'è poi il capitolo delle predazioni, questo l'abbiamo fatto anche grazie a tanti soggetti del mondo venatorio che abbiamo conosciuto nel tempo, che ci permette di avere dei dati sull'impatto, diciamo, del lupo sugli ungulati selvatici. Questi sono i dati che emergono, diciamo, da questa prima analisi, che riguarda un campione di circa 300 carcasse individuate, quindi un numero grossissimo a livello europeo, non ci sono tanti studi di questo tipo. Questo è il dato dell'uccisione al lupo, cioè quanti animali mangiano un lupo al giorno. Se moltiplicato 0,07 per 7 lupi viene 0,49, quindi vuol dire che un branco di lupi medio consuma un ungulato un giorno sì, un giorno no, come dato minimo, cioè questo è quello che è stato ritrovato. In termini di chilogrammi di carne al giorno per lupo siamo circa 2,5 kg, quindi questo è un dato importante che non arrivava. L'attività predatoria poi si, diciamo, concentra in delle fasce orarie abbastanza precise. Questo è per quanto riguarda la lupa cimbra, quella di Asiago. La lupa cimbra ci ha regalato una 54, alla fine sono un po' più di più, una settantina di carcasse da aggiornato. Questa è Ivana, circa 100 carcasse, quindi insomma numeri importanti. Questa è la dieta di Ivana. Ivana è una lupa che si è riprodotta, quindi è una lupa, è stata la lupa alfa, diciamo, del branco. Allora, vedete, il primo, diciamo, la preda più utilizzata è il capriolo, in termini assoluti, seguiti dal muflone, dal camoscio e dal cervo, poi la volpe. Vedete, non compaiono animali domestici, una lupa si è comportata bene. Questa invece è Sirio, questo è il compagno di Ivana. Sirio mangia tanto muflone, tanto capriolo, tanto camoscio, lepre, cervo, ma vedete anche tante pecore e capre. Perché in periodo estivo era lui in particolare andava a ammazzare gli animali domestici, probabilmente per portarli a cuccioli.
Se andate poi a vedere Cimbria, Cimbria è la lupa di Asiago, che è rimasta per lungo tempo da sola, quindi si muoveva solitario sul territorio, vedete il pecore e capra non compare, c'è molto capriolo, camoscio, volpe e marmotta, però non c'è pecore e capra. Lei si è comportata benissimo da questo punto di vista, quindi non abbiamo avuto un caso di un'età di predazione sul domestico. E questo ribalta un'altra opinione comune, che è quella che i branchi strutturati predano selvatico e i lupi singoli predano domestici. In questo caso qui chiaramente è uguale a 3, 4, 5, però ecco, diciamo, il dato è completamente opposto. Cioè il branco, quando si insedia, soprattutto nel periodo di allevamento della prole, che coincide con l'arrivo degli animali al pascolo, preda abbondantemente il domestico. Mentre l'animale da solo se la va benissimo mangiando anche animali di piccola taglia, tipo le marmotte, ma probabilmente compaiono molto anche le ardicole, piccoli mammiferi, in questi anni sono stati particolarmente abbondanti e sono più difficili da ritrovare. Dieta invernale, dieta estiva, vedete che questa è Cimbria, quindi Asiago, questo è branco di grappa. Branco di grappa in inverno mangia 100% animali selvatici, d'estate arrivano gli ovini, arrivano gli animali d'alpeggio e quindi una quota importante della sua alimentazione è basata su domestici. Quindi questo per dire che i lupi sul Veneto hanno un'alternativa, che sono selvatici, e quindi possono tranquillamente shiftare da una categoria all'altra in base all'opportunità. Se li portano a mangiare gli ovini al pascolo, li mangiano molto volentieri perché è una preda assolutamente facile da prendere, se invece questi non ci sono, si basano tranquillamente sugli animali selvatici. Un altro approfondimento che abbiamo fatto è sulla selezione degli animali che vengono predati. Cosa abbiamo fatto? Allora, questo che mi ha portato Franco è un garretto. Allora, noi siamo andati a recuperare, diciamo, i resti della predazione, in particolare i garretti degli ungulati, da quelli viene estratto il midollo osseo, questo viene scaldato, quindi si fa la pesatura proprio del grasso contenuto, che è un indice molto attendibile dello stato di salute dell'animale predato. Abbiamo fatto poi dei confronti con gli animali uccisi dal cacciatori. Allora, quindi questo è il controllo, quindi questi sono gli animali uccisi dai cacciatori, questi quelli dal lupo. Cosa emerge? E gli animali ammazzati dai cacciatori sono animali in buono stato di salute, quindi fanno una selezione, cioè di animali buoni. Il lupo invece riesce in qualche modo a fare una selezione anche degli animali messi male di salute, con delle differenze significative da specie a specie. Quindi vuol dire, da questo punto di vista, l'impatto è forte, però va anche in qualche modo a selezionare gli animali messi peggio. In particolare, vedete, per il camoscio, questo è il campione, cioè quindi questi sono gli animali uccisi in ambito venatorio, che sono, diciamo, al top, diciamo, della qualità, diciamo, della fitness. Questo invece, quello ucciso dal lupo, vedete, scende il grasso nel midollo, è anche molto basso, in funzione del fatto, appunto, che gli animali predati sono quelli permanenti messi un po' peggio. Stesso discorso vale per il capriolo, questo invece non si verifica per il cervo, quindi capriolo, cervo e, scusate, camoscio vengono selezionati gli animali messi male, molto, il cervo no, il cervo mangia gli animali un po' a caso, quindi non è una selezione in base allo stato di salute. Tempo di permanenza sulla predazione, anche questo lo possiamo fare grazie alla telemetria, vediamo appunto che su camoscio, caprioli, i tempi sono molto rapidi, nel senso in poche ore viene completamente consumato, il cervo fino a 3 giorni e mezzo, quindi il cervo è quello che assicura anche la stabilità sul territorio, perché l'uccisione di un cervo porta allo stabilizzarsi del branco per diverso tempo. E questo è un dato ancora più interessante, perché valuta il consumo sulla disponibilità, quindi in qualche modo mette in evidenza quella è la preferenza, non semplicemente quanti ne mangia, perché quanti ne mangia poi dipende da quanti sono disponibili. Qui invece si va a valutare appunto il consumo sulla disponibilità. Emerge appunto la specie preferita dal lupo in questo contesto è il muflone, quindi al di là dei numeri assoluti c'è una selezione positiva. Questo perché? Perché il muflone è una specie, è stata reintrodotta, selezionata, diciamo, naturalmente in ambienti completamente diversi, e quindi meno adatta, diciamo, in qualche modo a sfuggire al predatore, e quindi fa una selezione molto forte di questi, seguito dal capriolo, dal camoscio e dal cervo. Abbiamo lavorato poi molto sul fronte dei danni dalla zootecnia, e allora abbiamo lavorato, come introducevo prima, attraverso due strumenti particolari, un po' nuovi. Allora, da una parte sono le recinzioni virtuali, le virtual fences, che sono sostanzialmente dei poligoni che vengono disegnati al computer, che permettono in qualche modo di definire, che so, intorno a una malga, intorno a un abitato, intorno a un pascolo, delle aree che se sono, vado avanti, che se sono, ecco, questa è la reazione della virtual fence, viene caricata attraverso
attraverso il sistema satellitare. Eccole qui, queste sono ad esempio le virtual fence del grappa, e qui si vede, vedete, un animale che entra dentro, nel momento in cui entra in questo poligono che io ho disegnato, mi si attiva qualcosa. Questo qualcosa è un sistema di comunicazione per cui arrivano delle mail, degli sms a tutto l'indirizzario che io metto dentro questo sistema. Quindi nel momento in cui entra dentro, qui ad esempio c'è una malga, magari il proprietario, il tecnico, la polizia provinciale è informata del fatto che questo animale è arrivato dentro. Ma il progresso che abbiamo fatto e non era mai stato utilizzato è che nel momento in cui il lupo entra dentro questo spazio, il numero di posizionamenti al minuto, cioè la frequenza di posizionamento, aumenta molto, cioè quindi si passa da un posizionamento ogni mezz'ora di notte a un posizionamento ogni 10 minuti. Quindi abbiamo maggiore precisione e possiamo capire esattamente cosa fa il lupo in quell'area lì. Questa è una cosa molto utile, non soltanto per il discorso delle malghe, ma ci permette, ad esempio, di creare delle virtual fence intorno a un abitato, piuttosto intorno a delle abitazioni, e quindi avere la possibilità di comunicare, ovviamente, in tempo diretto, l'animale si è avvicinato all'abitato, e capire cosa fa esattamente il lupo nell'abitato, cioè se va a mangiare nell'organico, piuttosto che se va a cercare il cane e gatto, come succede abbastanza frequentemente, o c'è cioè invece un comportamento disinteressato, diciamo, rispetto alle offerte proprie che ci sono. L'altro strumento poi sono invece uno strumento fisico, è il sensore di prossimità, che è sostanzialmente una sorta di radio ricevente che avverte l'avvicinarsi del VHF, del trasmettitore VHF del collare, nel momento che lo individua, che lo ascolta, fa partire anche qui attraverso un compositore telefonico delle chiamate a numeri impostati e poi uno strumento che emette luci e suoni. Le distanze di funzionamento sono circa 200-300 metri, quindi diciamo distanze abbastanza ravvicinate. Questo è un caso concreto, reale, diciamo, di utilizzo. Questa è la lupa emana, questo è il pastore che pascola su un grappa. E in una giornata nebbiosa d'estate, d'autunno, la lupa si stava avvicinando al gregge. I cani, il pastore non si erano accorti dell'avvicinamento appunto per le condizioni meteo. Il sensore, quindi avvertito l'avvicinarsi del lupo, fa scattare l'allarme e quindi il tecnico telefona, se non è nell'indirizzare, al pastore e l'avverte che c'è un lupo lì accanto. Insomma, questo spesso è sufficiente in qualche modo per evitare l'attacco o soprattutto per evitare attacchi importanti, cioè nel senso evitare appunto che ci sia una predazione importante o ferimenti, diciamo, massivi degli animali al pascolo. Quindi chiaramente questo non è soltanto un discorso di utilizzo dello strumento, ma in qualche modo porta ad avere un rapporto diverso il rappresentante delle istituzioni, in questo caso Fabio D'Artore, il tecnico incaricato dalla regione, con il pastore, cioè non è come un tempo che si andava dal pastore soltanto perché c'era la predazione e in qualche modo gli si dava una pacca sulle spalle perché ci dispiaceva. Chiaramente qui il tecnico a questo punto è un conoscitore effettivo del comportamento del lupo, in grado di avvisarlo addirittura in anticipo rispetto alla predazione e quindi, diciamo, acquista credibilità e diciamo, dialogo con il soggetto in qualche modo interessato. E andiamo avanti, ecco, questo qui è il dispositivo montato, qui ci dovrebbe essere anche un video, ecco, di notte immaginate un pasto aperto nella rete dell'ambiente montano, insomma, il rumore è molto forte e generalmente è in grado in qualche modo di allontanare l'animale. Quindi da una parte le visual fence hanno il vantaggio di essere molto pratiche, si fanno velocemente, al computer si definisce un poligono, si manda, è già fatto. E chiaramente tutto questo funziona se c'è la copertura telefonica, perché appunto la comunicazione passa attraverso segnali, mail o sms. E è meno versatile rispetto allo strumento del dissuasore che può essere spostato con facilità insieme al gregge, quindi ogni giorno lo posso montare in un punto diverso. Per contro, appunto, invece questo sistema diciamo chiaramente è limitato, nel senso che noi abbiamo un numero limitato di strumenti e non possiamo dotare tutti gli allevatori di questa apparecchiatura. Però questo è un primo dato importante che fa capire se hanno funzionato o meno e vedete che per i sensori di prossimità il dato è l'89%, per le virtual fence dell'82%, cioè i casi in cui si è verificato un avvicinamento dei lupi al gregge con una modalità predatoria, quindi che in condizioni normali c'era da aspettarsi la predazione, ma che invece il sistema si è attivato e la predazione non c'è stata. Quindi vuol dire che anche
semplicemente il rumore e le luci non sono in grado di coprire completamente e di risolvere il problema, però di allertare il sistema, fatto anche della persona che interviene, in grado in qualche modo di ridurre sensibilmente, diciamo, il rischio di predazione. Nell'ambito di questo progetto, poi alla conclusione, abbiamo anche avuto modo di sperimentare una tecnica nuova che non era mai stata utilizzata in Italia e che per la prima volta a livello assoluto, a livello internazionale, siamo stati in grado di documentare proprio grazie ai collari, che è il condizionamento avversivo. Allora, il barco del grappa nell'estate scorsa era composto da 7 adulti e 8 cuccioli, quindi erano 15 animali. Alla fine dell'estate questi animali si muovevano insieme e quindi insomma erano abbastanza, cioè la pressione sugli allevamenti era molto forte. Uno di questi, in particolare Sirio, appunto questo, aveva iniziato ad avvicinarsi in modo abbastanza continuo all'allevamento, che è quello che vedevamo prima. Abbiamo documentato tra il 3 giugno e il 5 luglio 18 casi di avvicinamento, quindi vuol dire un giorno sì, un giorno no, il lupo andava a cercare qualcosa da mangiare. E gli animali, non ci sono stati degli attacchi diretti agli animali, nel senso gli animali erano ben controllati, pascolati da una persona con cani, che comunque li controllava tutti i giorni, tutto il giorno, ricoverati la notte dentro dei recinti, ma le cosa facevano? Stavano intorno ai recinti, andavano su e giù, gli ovini si prendevano paura, e dalla paura, diciamo, c'era un fenomeno di schiacciamento degli agnelli o di morire di animali che venivano schiacciati, o in qualche caso di animali che uscivano dal recinto per paura e veniva mangiato da lupi. Progressivamente questi lupi, non soltanto Siri, ma gli animali che accompagnavano Siri, hanno perso paura delle persone, tant'è vero che c'è stato un caso in cui il lupo è arrivato a circa 10 metri dalla roulotte, quindi questa roulotte dove il pastore vive l'estate con la famiglia, con tre bambine piccoline che hanno sempre il capretto e l'agnello in mano. Per cui, ecco, cioè, diciamo, io sono abbastanza tranquillo da questo punto di vista, visto che il lupo non è un grosso problema da questo punto, però insomma, francamente capisco anche la paura di una persona che si vede un lupo arrivare a 10 metri quando c'ha i bambini che stanno intorno alla roulotte. Quindi da una parte diciamo il danno, da una parte la preoccupazione e poi il disagio di passare tutte le notti a cercare di scacciare i lupi perché giravano in continuazione vicino a recinto. Quindi ecco, questo qui è il contesto da un punto di vista orografico abbastanza complicato, insomma mosso, quindi recinto, bambini, il pastore portavano tutte le sere gli animali dentro, gli agnelli, la notte appunto gli animali entravano in agitazione, la mattina dopo appunto agnelli morti o animali che scappavano fuori venivano trovati in qualche modo consumati. Quindi abbiamo fatto richiesta il 20 di luglio all'autorizzazione del Ministero di attenzione ecologica, l'autorizzazione è arrivata il 17 di agosto, il 19 abbiamo fatto un incontro da Belluno organizzativo con le polizie provinciali, la stessa sera, quindi insomma, per il massimo della tempestività, abbiamo concretizzato, prima volta in Italia, l'intervento di dissuasione. Come ha funzionato l'intervento di dissuasione? Qui siamo appunto sul Grappa, rifugio turistico, questo è l'alloggio del pastore, dove passa tutta l'estate, o nella struttura o roulotte. Questo è il recinto dove venivano confinati gli animali durante la notte. Qui era montato il sensore di prossimità e intorno avevamo disegnato anche una virtual fence. Questa è la postazione di tiro in una trincea della Prima Guerra Mondiale. Il lupo Sirio alle 22:18, se non sbaglio, 22:15, si è avvicinato. Noi abbiamo prima capito che si avvicinava perché con il radiocollare e con l'antenna postevamo in tempo diretto, insomma in tempo reale, verificare lo spostamento, si è attivato il dissuasore, il lupo diciamo comunque si è, come ormai consuetudine, si è mosso, è andato vicino al recinto, dalla postazione di tiro hanno sparato, col proiettile di gomma è stato colpito a circa 25-30 metri, dopodiché l'animale è scappato, con lui gli altri animali l'hanno seguito, e diciamo dal punto, questo è il punto di partenza, quindi questo è il punto della dissuasione, da qui ha fatto un giro e è tornato al punto di partenza. Il giorno dopo ha fatto un breve spostamento, guardate bene, senza mai uscire dal bosco, quindi vuol dire aveva ancora paura di uscire dal bosco. Poi ancora dopo lui si è mosso, ha fatto uno spostamento, vedete, quasi perfettamente rettilineo, quindi dalla zona dove in qualche modo cercava di predare gli ovini, si è spostato a 8 km di distanza e qui ha predato un cervo. Eccolo, quindi a colpo diretto lui è andato in un posto dove sapeva che poteva in qualche modo predare. Abbiamo cercato di fare un'analisi di quelli che sono, diciamo, stati il comportamento
prima dell'intervento di dissuasione e dopo la dissuasione, quindi 15 giorni prima e 15 giorni dopo, che è il periodo in cui si sono mantenute le stesse condizioni, quindi i dati sono in qualche modo confrontabili. Abbiamo visto appunto che queste sono le predazioni su selvatico, queste sono le predazioni su domestico. Sostanzialmente, allora, le predazioni su selvatico sono diminuite sul domestico sono diminuite del 70%, sui selvatici sono aumentate dell'89% e lo spostamento è aumentato del 74%. Cosa significa? Significa che lui si è preso paura, ha smesso di fare questa vita da pigro, nel senso che il lupo sta nel bosco, nel supermercato dell'ovino, piglia la pelle e torna indietro, ma ha capito che questo non funzionava più e che doveva in qualche modo andare a procacciarsi il cibo come la natura gli ha insegnato, insomma. Quindi da questo punto di vista qui il risultato è stato positivo. Ci siamo però chiesti, diciamo, se la dissuasione, diciamo, in qualche modo, a cosa è stata associata questo episodio di condizionamento avversivo, cioè di condizionamento negativo. La domanda prima è stata quella, dice, il condizionamento è stato in qualche modo associato al luogo dove è avvenuta la dissuasione, cioè nel senso, noi abbiamo paura che dopo lo sparo del proiettile il lupo in qualche modo associasse l'evento negativo con quel posto, quindi non andasse più lì, magari continuasse a fare predazioni in altri alpeggi vicino. E invece questo non è successo, nel senso non ci sono state sostanzialmente altre predazioni vicine. Quindi lui non ha associato il posto, anzi ha continuato a frequentarlo quel posto lì, con modalità diverse. A quello specifico pastore gregge, allora noi abbiamo notato che i lupi sono in grado tranquillamente di riconoscere le pecore di un allevatore rispetto a quelle di un altro. Sa quali sono protette, sa quali non sono protette. Addirittura su questo pastore qui, lui lo segue, lupo lo segue, e in un momento di spostamento da pascolo a pascolo, un giorno si è fatto trovare al pascolo nuovo, dove sarebbe dovuto andare il pastore Mario, prima ancora che il pastore Mario arrivasse. Quindi lui sapeva benissimo che dal pascolo di Fabernou andava al pascolo di Malgatratte, e un'ora prima lui arrivasse era già lì che l'aspettava. Ecco, insomma, quindi loro sono in grado di fare questo. Però diciamo di no, nel senso lui non ha fatto questa associazione, lui ha continuato a visitare altri pastori, tenendosi però sempre alla larga, e quindi questo è stato scongiurato. Ci siamo poi chiesti se la dissuasione poteva in qualche modo essere legata a quella specie su cui è stata fatta. Nel senso, io faccio la dissuasione mentre sta cercando di predare un ovino, posso aspettarmi che lui a questo punto si prenda paura della predazione su ovino e vada magari a predare un bovino. Sarebbe stato un autocolpo clamoroso, perché chiaramente un bovino all'amministrazione costa di più rispetto a un ovino. Però non è successo perché non c'è stato caso di attacco. Agli animali domestici in generale, e qui rispondo di sì con un punto interrogativo, nel senso effettivamente lui di fatto in tutto il periodo successivo non ha toccato un domestico, ne ha predato uno e basta, che beato bene era un animale, una capra, che era stata abbandonata, cioè il pastore era andato via, qualche animale non era riuscito a recuperarlo, era rimasto lì e ormai erano diventati animali assimilabili ad animali selvatici, cioè che vivevano giorno e notte fuori senza controllo, eccetera. Quindi l'unico animale che è stato predato in quel contesto lì è stato un animale con queste caratteristiche. Agli allevamenti presidiati direi di sì, nel senso, cioè noi non soltanto abbiamo fatto la dissuasione, ma la polizia provinciale di Vicenza, di Belluno, di Riso, esatto, hanno continuato per un periodo abbastanza lungo di tempo a presidiare l'allevamento, quindi probabilmente l'associazione hanno fatto loro a dire bene, dove c'è movimento, dove c'è attività, dove c'è un pascolo presidiato dal pastore e altre persone, è bene stare alla larga. Quindi diciamo da questo punto di vista qui è stata una testimonianza molto importante. Badate bene, è un caso, ma si può essere orgogliosi, nel senso, cioè bene, comunque la prima esperienza a livello nazionale di intervento di dissuasione, il primo intervento a livello mondiale in cui è stato seguito con i dati online, quindi è un dato di cui essere fieri, però chiaramente c'è anche in qualche modo supportato con altre esperienze che rafforzano, diciamo, queste prime date. Però ecco, questa è una tecnica in realtà negli Stati Uniti, ad esempio, viene usata comunemente anche nei parchi nazionali, questa è l'esperienza di Yellowstone, su 55 casi di lupi confidenti si erano avvicinati in 124 occasioni all'uomo, e 38 di questi sono stati condizionati per un totale di 76 interventi. Di questi, 49% ha cambiato attitudine, 42% ha manifestato casi isolati di avvicinamento, poi 6 invece sono stati eliminati, nel senso lì si fanno molti meno scrupoli di noi, anche nei parchi, se non rimane a noia, li sparano, tutto e basta. Ecco, insomma. Quindi questo per farvi capire però che è un'esperienza che all'estero viene utilizzata, e a differenza di altre specie, per esempio l'orso,
su cui il condizionamento avversivo e i proiettili di gomma sembrano dare grandi risultati, invece sul lupo le esperienze sembrano positive. Per gli Stati Uniti, ad esempio, c'è un processo decisionale ben definito e questo sarebbe, secondo me, l'obiettivo da raggiungere, cioè non chiedere tutte le volte l'autorizzazione per fare un intervento qui e aspettare un mese. Noi siamo stati fortunati perché per un mese questo lupo si è presentato regolarmente alla mensa del pastore Mario e quindi noi siamo stati in grado di fare l'intervento. Ma se tutte le volte uno deve fare un percorso autorizzativo così complesso e così lungo, è chiaro che non si concretizza mai. L'ideale sarebbe avere in qualche modo un protocollo di intervento autorizzato e quando c'è quella casistica posso intervenire d'ufficio senza tanti problemi. Quindi, ecco, loro poi, ripeto, utilizzano più strumenti, non soltanto i proiettili di gomma, ma anche i proiettili di altro tipo che facilitano, diciamo, in qualche modo il condizionamento. E poi, ecco, a casi estremi, interventano anche con la rimozione fisica dell'animale. Stiamo valutando questa anticipazione, un'altra situazione, qui siamo invece nella Valle del Piave, la lupa Luna si è spostata dal Graffa e è scesa giù in basso verso l'Ana, verso quelle zone lì, e sta mostrando anche questa dei comportamenti un po' particolari, nel senso ci sono molti avvicinamenti a case, stalle, insediamenti, eccetera. Quindi l'idea è quindi di attenzionarla, monitorarla, eventualmente valutare se anche su questa si manifesta comportamenti un po' strani, provare a tentare a fare la dissuasione anche in questo contesto. A questo punto sarebbe il primo caso di intervento di dissuasione di lupo in ambiente urbano. Sarebbe una cosa molto interessante perché è un fenomeno purtroppo ormai dilagante, non tanto in Veneto ma in altre regioni, dove i lupi sono presenti da più anni, gli avvicinamenti frequenti agli abitati e tutte le problematiche che ne conseguono. Ecco, io ho concluso, ringrazio appunto tutte le persone, non sto a leggere perché sono troppe, insomma, che hanno collaborato in qualche modo a questo progetto, perché chiaramente ci sono progetti di squadra, insomma, quindi tra il gruppo di ricerca, l'università, e, scusate, la regione, insomma, tanti soggetti, anche ISPRA, che ha collaborato in tutta la parte genetica. Ecco, il progetto è costato questa cifra qui, più un'integrazione di 46.000 euro che è servita per programmare una serie di eventi di formazione, che quindi qualcuno di voi è già a conoscenza, che serviranno in qualche modo per trasferire tutte queste esperienze dello sparo per le tele di gomma, piuttosto della cattura degli animali, piuttosto della telemetria, piuttosto dell'utilizzo di queste tecnologie alle persone che lavorano sul territorio in modo che possano andare avanti anche in autonomia. Non ultimo è stato realizzato anche un lavoro documentario, insomma, che si spera di avere pronto a breve, che descrive tutto il progetto nel dettaglio, quindi, diciamo, fornendo le informazioni in più rispetto a quello che ho fatto questa sera. Ecco. Anche stavolta una considerazione, una domanda, no, faccio veramente grazie di questo intervento che va assolutamente in linea con quel tema che ci siamo posti quest'anno, questa ricercatura, cioè ricerca e innovazione. Penso che questa ricerca sia assolutamente straordinaria, anche per i risultati che ha portato, sia per quanto riguarda la difesa delle strutture agricole, situazioni tecniche, ma anche un po' per assicurare il mondo obbligatorio rispetto alla creazione, prima si parlava appunto di quanto incide il capriolo, eccetera. Adesso questi primi dati danno un'indicazione abbastanza importante. Quindi veramente grazie alla regione e a te che hai portato avanti questa cosa. Credo che sia corretto, ci sono politici che oggi, ma se dovremmo portarla a tavolo della politica, perché la semplificazione della procedura serve assolutamente funzionale agli obiettivi che ci diamo. La seconda invece la domanda che volevo farti è che non ho visto l'interno della dieta di tutto il cinghiale. Allora, quando tanti anni fa, insomma, che ero qui in Polizia Provinciale, ci hanno detto: guarda, quando vi arriverà il cinghiale anche in provincia di Bruno, seguirete un po' questo avvenimento, ma pare che dalla vita che ha studiato non risulti, ecco, poi dirci qualcosa su questo. Ma intanto grazie. No, cinghiale non l'abbiamo mai trovato. Ci ha sorpreso anche a noi, perché in Toscana invece, in Toscana, ma come il resto, diciamo, dell'Italia peninsulare, il cinghiale è la specie prediletta da lupo. Quindi ci aspettavamo il ritorno del cinghiale in qualche modo fosse
un elemento, diciamo, determinante per la dieta del lupo. Può darsi semplicemente che noi siamo andati a campionare qualche branco che, diciamo, nel proprio territorio ha una limitata disponibilità di cinghiale e che, diciamo, è in qualche modo ormai abituato a cacciare gli altri ungulati, nel senso che i lupi hanno un po' questo comportamento, cioè c'è una specializzazione a livello di branco, per cui i branchi che imparano a predare determinati animali continuano a predare gli animali lì finché c'è disponibilità. Quindi può darsi semplicemente che sono branchi specializzati in questi altri ungulati e quindi il cinghiale sia un po' trascurato. Però ecco, andando, continuando, campionando altri animali, mettendo il radicolare su altri animali, sicuramente verrà fuori. Questo è un, sono certo di questo. Questo è un esempio. Ecco, volevo approfittare appunto dell'intervento per raccordare, cioè per ricordare che questo studio è frutto appunto di un lavoro intenso di campo, perché insomma comunque stare dietro e semplicemente andare a verificare 300 casi di predazione in zona impervia, insomma un bel impegno, quindi una presenza costante sul territorio, ma soprattutto si è aperto un dialogo con tanti soggetti del mondo allevatoriale, del mondo venatorio, e questo, diciamo, uno degli obiettivi del progetto, cioè quindi di ricucire un po', diciamo, quelle erano un po', diciamo, delle frizioni e trovare un dialogo, perché chiaramente raccogliere dei dati corretti, scientifici, da spendere anche nei tavoli di confronto, credo sia un obiettivo comune, insomma, per cui noi lo facciamo da 30 anni in Toscana, di lavorare insieme un po' a tutte le categorie, appunto. Quindi l'idea nostra era quella di trovare anche dei momenti, cioè che si possano organizzare anche in modo specifico con tutti i rappresentanti di queste categorie per trovare una collaborazione, per coinvolgerli anche nell'attività di ricerca e fare in modo appunto di raccogliere tante più informazioni rispetto a quelle che saremmo in grado di raccogliere noi da soli, insomma. Quindi questo è un obiettivo importante. Tanto complimenti per la presentazione molto interessante. Una domanda veloce sul tips selvatico, il cluster. Qual è la classe di sesso e età maggiore che avete ritrovato predata? Magari nello specifico nel sesso. Erano più piccoli, più femmine? No, ora in questo momento francamente non c'è, cioè, una risposta un po' articolata da dare, perché le specie sono diverse e per ognuno sono differenze. Se vuoi si può vedere il database insieme, insomma, si analizza. Ora praticamente non ricordo, cioè ti devo anche a rispondere, perché senza la data alla mano, insomma, direi una cosa che sarebbe pensata. Poi ecco, uscirà anche un report tecnico, per cui insomma saranno tutte informazioni. Ora questi sono i primi dati elaborati. Per esempio, su tutto il rapporto tra lupi e zootecnia, ancora si sta lavorando, perché considerate le radiolari vengono montate ai cani, fanno circa un fix ogni pochi secondi, insomma, quindi un'enormità di dati che semplicemente elaborati insieme a quelli del lupo è un'operazione non semplice, cioè anche i tempi di elaborazione di un computer sono molto molto lunghi, insomma, perché un po' alla volta avremo anche dei dati lì, insomma. Sì, allora su quello, diciamo, poi c'è un po', diciamo, un problema, perché noi abbiamo adottato alla fine un'impostazione del collare che ci inviava un fix in mezz'ora. In altri studi hanno utilizzato un'ora, insomma, a tempi diversi. Chiaramente se io metto tempi molto rapidi, molto vicini, fix molto vicini, sono in grado di rilevare anche la predazione su animali di piccola taglia. Perché considerate un branco di lupi, se prende un capriolo piccolo, voi non ve ne accorgete nemmeno, perché è talmente veloce il consumo, non trovate niente, mangiano anche veramente gli zampetti, e quindi se il fix, cioè diciamo se il fix non è almeno una volta ogni mezz'ora, non trovate niente, ma probabilmente qualcuno ci è sfuggito perché sono velocissimi a consumarlo. Su animali ancora più piccoli probabilmente avremmo dovuto avere un approccio diverso. Io sono convinto, per esempio, tante marmotte non le abbiamo documentate, perché la marmotta viene mangiata come un gelato, ecco, non è come fermo a tavola, lo mangio mentre continua a camminare, insomma, quindi ce le siamo perse. Però rispetto ad altri studi, insomma, il numero di carcasse è importante, perché 300 carcasse è un numero veramente importante che ci permette di avere dei dati precisi. Oltre a questo, noi stiamo lavorando anche sulla dieta, nel senso da dieta, dagli escrementi, che è un dato anche diverso, che probabilmente potrebbe andare anche a recuperare un po' il discorso del cinghiale, ce lo aspettiamo da quello. Perché noi magari non abbiamo trovato la predazione, però loro lo possono aver consumato, perché ecco, sono quelle taglie piccole che se lo mangiano, se lo portano via, non me ne accorgo.
quindi andremo a recuperare questi dati dall'analisi della dieta. Quindi ecco, la dieta viene, cioè viene analizzata sia dalle carcasse che dagli escrementi. Poi ci sono tanti altri approfondimenti. Io ho negli occhi, alle tre, c'è stato un signore che ha presentato i piani di abbattimento, i censimenti dei vari ungulati in Veneto, e ho presente quello che c'era a Verona sul capriolo, dove c'è stata una flessione, ma diciamo in questi ultimi anni, a livello di censimento dei caprioli si è tornati a una situazione diciamo ante lupo, cioè, quindi c'è stata una ripresa del capriolo. Volevo sapere se si riesce a incrociare i dati suoi con quelli dei censimenti dei cacciatori, cioè tutto, nel senso, si fa questo tipo di lavoro? Noi lo facciamo di già, nel senso, quando facciamo l'analisi delle preferenze utilizziamo tutti i dati dei censimenti fatti sul territorio, senza dubbio. Questi sono dati che secondo me andrebbero considerati nella programmazione, nel senso, sapere qual è l'impatto del lupo sugli ungulati che vado a gestire sarebbe fondamentale. Considerate che nel tempo ci sono, diciamo, dei fenomeni, diciamo, di riallineamento. Io appunto vivo in Toscana la stima sono circa 880 lupi, cioè quindi insomma soltanto la provincia di Grosseto di Arezzo sono 45 branchi, cioè quindi insomma, numeri veramente elevati di animali. Nonostante questo, la regione toscana qualche anno fa ha dovuto fare una legge apposta, siamo una legge obiettivo per ridurre il numero di ungulati, in particolare il cinghiale e il capriolo, perché nonostante una pressione così importante, non si stima che ogni anno il lupo prede circa 30.000 ungulati in Toscana, però nonostante una presenza così diffusa e così forte del lupo, gli ungulati comunque sono in crescita e conseguentemente danni arrecati dalle culture. Quindi ecco, non è, io questo insomma... Ne parlo spesso appunto con i cacciatori con cui si collabora, cioè non è che arriva il lupo e il ungulato scompare, questo assolutamente no. Sicuramente ci saranno degli adattamenti e qualche specie ne risentirà più degli altri, per esempio il capriolo sicuramente ne sente più rispetto al cervo, il muflone ancora di più. Ecco, il muflone è una specie che rischia anche di scomparire, questo deve essere chiaro. Il capriolo si adatta, nel senso impara anche quali sono gli ambienti più a rischio e quindi impara in qualche modo a difendersi dalla predazione. Quindi dopo un momento, diciamo, che non lo vedete più, poi dopo un po' ritorna perché impara a relazionarsi con il predatore naturale. L'allontanamento di Sirio, qualcosa più, cioè, c'entra anche il colpo di gomma? O... No, questo no, perché il colpo di gomma è stato il 19 di agosto. Lui è rimasto sul territorio e è andato via che era gennaio, non ci vuole dire esattamente, comunque l'inverno. Quindi non c'è niente, lui era tranquillo, è tornato, è stato visto in continuazione insieme a Branco, eccetera. Lì c'è qualcosa di strano. Allora, noi abbiamo trovato, chiaramente sono le ricostruzioni, quindi prendetele quanto possono valere, però noi abbiamo visto che per un periodo è stato insieme alla femmina, poi cioè, per metà, a un certo punto hanno le via. E noi abbiamo già il sospetto che la femmina se ne intendesse un altro. E pare, perché noi abbiamo trovato poi un cuccio, cioè proprio un acciambellamento di Sirio, localizzato con le fix di telemetria, con del sangue. Con del sangue sembrava da ferita, cioè non da perdita, eccetera. Quindi noi abbiamo sospetto che il lupo fosse sia stato attaccato da... ci sia stato uno scontro ai vertici e che lui sia andato via. Ma peraltro è un comportamento stranissimo quello di Sirio, perché noi quando l'abbiamo catturato, il lupo adulto del branco, l'abbiamo dato subito come capofamiglia, e effettivamente lui si è comportato come tale, perché l'irapo è tornato a correre insieme a Ivana, la sua compagna, e noi abbiamo documentato la tana, la riproduzione, cuccioli, dove portava da mangiare, eccetera. Quindi avevamo dato per scontato che questo era il padre famiglia del branco. In realtà non è certo, cioè ora ci stiamo lavorando con la genetica, sembra un po' una telenovela, no? In cui si scopre il padre, lo zio, cosa è stato di voi. Però insomma lui è facente funzione. Ecco, praticamente funzione di padre, accompagnava la Ivana, correvano insieme, cacciavano insieme, si vedevano insieme, eccetera, però i figli erano qualcun altro. Ecco, a un certo punto poi, insomma, quindi si vede forse questo qualcun altro, ha deciso di mandarlo via, lui è partito, ha fatto questa bellissima attraversata, tra l'altro posti meravigliosi, perché ha attraversato tutto il crinale delle Dolomiti Brennunesi, e poi è arrivato, insomma, un posto fantastico, come cadore, e lì ha trovato una compagna. Quindi ora è accompagnato da un'altra lupa e vediamo cosa succede, perché con l'area di Sirio dovrebbe assicurarci la documentazione della riproduzione.
come il collare di Luna, anche quello dovrebbe darci delle indicazioni sulla tenuta di produzione. Quindi sono tutte cose non si finisce mai, insomma, più si cattura, più si acquisiscono i dati. Chiaramente poi c'è dei ritardi, la genetica arriva sempre con dei ritardi, per cui insomma aspettiamo di avere dei dati un pochino più robusti per fare questa affermazione, ma insomma c'è qualcosa un po' di strano. Questo per far capire anche, spesso e volentieri questi studi vengono fatti, magari un po' di fototrappo, un po' di genetica, spesso ci si fa dei film, nel senso si fanno delle elaborazioni, spesso e volentieri anche un po', diciamo, impostate sul nostro modo di vivere, no? Dell'uomo, insomma, e poi... Ecco, con la telemetria si scopre che è molto più complesso rispetto a quello che si pensava, e ecco, quindi ci sono delle dinamiche che veramente non sarebbero state osservate se non attraverso l'utilizzo di questi strumenti. Insomma, questo sicuramente. Un trasferimento come quello di Sirio non l'avremmo mai inventato. Com'è il comportamento dei lupi nel confronto della sito di cattura? Ma sono animali tranquilli. Dopo la colorata. Allora sì, nel senso loro sono molto, più che del sito, loro tutto quello che in qualche modo viene utilizzato per la cattura, loro lo riescono a far individuare a chilometri di distanza. Nel senso ora noi abbiamo cercato di ricatturare una femmina, che è la Luna, che è dotata di radicollare, perché vive in un territorio di Asiago molto circoscritto, fa sempre i soliti sentieri, molto prevedibile, per cui si pensava fosse un'operazione semplice di catturarla. Invece la testimonianza è particolare, perché abbiamo messo l'ACI, si vede lei arrivare con tutte le attenzioni che dicevo prima, si vede lei arrivare di notte, si ferma a 30 metri, fa un salto di paura, capisce quello l'odore di quell'evento spaventoso della natura, perché per loro la natura è un evento forte, davvero. E quindi lei a distanza si ferma e indietreggia, si vede proprio un chiaro atteggiamento di paura. Il maschio invece, il suo compagno, va a annusare questo dispositivo, quindi capisce il suo odore, va lì, zampetta intorno, la sfortuna è che mette i piedi dappertutto, meno nel punto dell'accio. Considerate che un lupo c'è un territorio di 100-150 km2, dobbiamo costringerlo a mettere un piede in una schedina di queste dimensioni qui, quindi insomma, non è semplicissimo. Però il maschio la prima sera va lì, calpesta intorno, non ci rimane, ma non ha paura. Non si sa cosa sia successo a casa, quando sono tornati tutti e due a casa, veramente la Luna gli ha detto di tutti i colori, la cimbra gli ha detto di tutti i colori ai compagni, per cui il giorno dopo, di nuovo un laccio in un posto diverso, sono arrivati, lei si è fermata, lui è ancora più schivo di lei, quindi vuol dire che lei gli ha trasmesso il concetto della paura per questo dispositivo, quindi lui ha girato tutto intorno, è stato alla larga da questo dispositivo e mai più ci sono avvicinati. Quindi non sono soltanto in grado di fare associazioni così forti, ma anche di trasmettere culturalmente agli altri. Quindi questa è una cosa straordinaria, nel senso che noi lo limitiamo per esempio le predazioni sugli ungulati, nello stesso posto tutti i giorni vengono predati gli ungulati con le stesse modalità, gli altri assistono alla predazione ma ci rivanno e ci ricascano esattamente come era successo per il fratello. I lupi invece, ecco, hanno una marcia in più perché capiscono dove è il pericolo e riescono in qualche modo a trasmettere le sensazioni agli altri. Insomma, è una cosa legata al laccio, non al sito? Sia al laccio che al sito. Comunque anche i siti dove i posti dove sono stati lacci loro li evitano. Dove sono stati affidati non ci tornano. È molto difficile. Le fattibili di limitazione del radiocollare hanno una durata? Durano in base a quanto li spremi, nel senso, cioè noi li impostiamo per avere del fix basso durante il giorno, che gli animali si spostano poco, e invece intenso durante la notte. E con questo settaggio del collare, l'una è stata attivata a novembre del 2020 e ancora il collare sta trasmettendo, quindi vuol dire sono 15-16 mesi di funzionamento, non so quanto arriverà. Speriamo di fino alla riproduzione, però un anno e mezzo. Poi dipende da quanto ci lavoriamo, nel senso cambiare settaggi costa energia, montare le virtual fence costa energia, cioè quindi noi facciamo molta attenzione a questo, perché chiaramente nel momento anche hai un lupo radiocollato cerchi di farlo durare il più possibile, perché la natura è veramente una persona. Bene, se ci sono domande, se poi qualcuno ha domande insomma mi può contattare senza problemi, sono contento di rispondere.
Ringrazio tutti gli spettatori che ci hanno seguito in streaming, spero ci sia nuovamente occasione di parlare di questi argomenti.